colleghi, prima di affrontare le singole questioni, parlando di quello che diciamo oggi va di moda, diciamo questo termine delle città intelligenti, per riferirci a Pescara in maniera particolare, delle città smart, che cosa significa questo? Significa che noi oggi abbiamo la possibilità, in base a uno studio tra l'altro che la Regione Abruzzo già avendo convenzionato, predisposto dall'ex ministro Bacca, lo studio del Vocse, che dà la possibilità di ricostruire l'Aquila, diciamo che è molto orientato verso la ricostruzione dell'Aquila in maniera intelligente, quindi che significa? Con tutte le nuove tecnologie, tutti i nostri servizi, chiamata anche città intelligenti. Io penso che per poter noi oggi fare una verifica sulla qualità non solo dei servizi, ma sulla qualità della vita, noi dobbiamo cambiare un sistema, dobbiamo cambiare un punto di riferimento, permettete, non voglio divagare, che è quella della misura dell'indice di benessere. Cioè noi spesso siamo portati a considerare lo sviluppo, quindi l'economia di un paese, in base al PIL. Cioè se il PIL migliora, se cresce il PIL, noi siamo tutti tranquilli, le cose vanno bene. In realtà non è così, perché il PIL può aumentare anche acquistando delle armi. Il PIL aumenta se c'è un intervento di certificazione, un intervento poi di risanamento, cresce sempre il PIL. Ma non è detto che cresce il benessere. Allora c'è un decreto che dice che proprio per individuare le città intelligenti bisogna stabilire questi indici di benessere. E devo dire che la nostra proposta, la Regione Abruzzo è stata una delle prime, anche se parliamo di una risoluzione, ad approvare, diciamo, una risoluzione che stabilisce che tutti gli strumenti di programmazione a livello regionale devono essere sottoposti alla verifica dell'indice di benessere. Quindi devono verificare effettivamente gli investimenti vanno nella direzione giusta oppure no. Per quanto riguarda voi nel particolare, ma io quando parliamo di trattamento dei rifiuti, vabbè, la legge del 2007 lo nome e il nome della responsabilità, perché ne sono qualcosa, la legge 45 del 2007. E guardate, è una legge che oggi è stata, diciamo, aggiornata per quanto riguarda la governance, che comunque stabiliva dei principi, ma che erano dei principi, diciamo, sacrosanti, che è quello di portare alla raccolta differenziata, che è quello comunque di puntare al recupero, al riciclo, e lo dico senza vedere, perché era anche un piano che comunque poneva dei paletti, dei limiti a interventi come la termovalorizzazione, che secondo me è un discorso ormai superato, perché ci sono ormai delle tecnologie che permettono di soddisfare le norme europee del recupero e riciclo, ma senza arrivare più ormai agli incendimenti, sono cose ormai superate. Io oggi continuo a parlare, mi dispiace che sempre un presidente Chiotti che continua a parlare spesso e volentieri di incendimento è fuori dalla gazzellina, perché la tecnologia ormai è andata tutta trova, ma sempre come finalità del recupero della materia e del recupero dell'energia. Quindi da questo punto di vista so che c'è una fase di aggiornamento del piano, ma più che altro da un punto di vista di governance, io guardate, non è che voglio fare l'estremista, no? Della situazione, però io penso che noi dobbiamo puntare alla strategia di rifiuti uguale a zero, perché oggi la tecnologia ci dà la possibilità, in principio di precauzione a monte, di evitare la produzione dei rifiuti. E la strategia e la proiezione, certo, non sarà volare a terra, comunque puntare comunque ad accelerare sempre più possibile verso la raccolta differenziata e recupero della materia, recupero energia, che sia il modo giusto. Per quanto riguarda la materia energetica, anche qui c'è un piano che la Regione Abruzzo si è dato, che era stato predisposto dal centro-sinistra, che stabilisce un obiettivo molto importante, che purtroppo loro non hanno approvato, ma che era stato predisposto da noi, centro-sinistra, ma hanno messo il cassetto e nessuno fa nemmeno l'esistenza. E quel piano energetico stabilisce un obiettivo importantissimo, cioè che la Regione Abruzzo possa soddisfare il proprio fabbisogno energetico per il 51% da fonte rinnovabile dall'efficienza energetica, e questo entro la scadenza del 2015. 51% è una bella cifra, l'Europa stabilisce 20-20-20 al 2020, ma sapendo che comunque la Regione Abruzzo oggi già parte un 24% di energia rinnovabile legata all'idroelettrico, quindi fare quel salto per arrivare al 51% è sicuramente un fatto positivo. Quindi sono anche le due parole d'ordine, efficienza energetica e, diciamo, rinnovabile.
E guardate, il problema non è quello dei tempi, ma il problema che noi ci dobbiamo porre è quello di avviare la sostituzione graduale, dicevo prima, dei padroni, dei combustibili fossili con le energie rinnovabili e con l'efficienza energetica, perché prima o poi finiranno, indipendentemente da tutti i ragionamenti che facciamo. Se non sono rinnovabili, finiranno, allora se finiranno al 2030, al 2050, ma finiranno con la bomba demografica, con l'aumento della popolazione, con l'aumento dei consumi da parte della Cina, dell'India. Noi se non facciamo subito, se non avviamo questo percorso, chi verrà dopo di noi, i nostri figli, i nostri nipoti, molto probabilmente non avranno l'energia disponibile, oppure non avranno la qualità della vita, la qualità dell'aria per poter sopravvivere se l'aumento della temperatura sarà di 2 gradi centigradi. Per quanto riguarda la sanità, e qui permettetemi, non la voglio fare per lunga, guardate, io ho vissuto l'esperienza del centro-sinistra, ho vissuto l'esperienza di una fase in cui comunque col governo regionale si è dato un piano sanitario regionale, con la legge 5 del 2007, del 2008. E guardate, quel piano sanitario è stato il frutto di una concertazione di 3 anni. E l'ex assessore Bernardo Mazzocca, ancora va a voi tutti il mio saluto e il mio ringraziamento per l'azione svolta, indipendentemente dagli affari finanziari che sono altri di svolta, che non sta a me giudicare, ma in quel periodo noi abbiamo approvato le leggi fondamentali che hanno dato a questa regione la possibilità di recuperare quel debito sanitario di 1.760.000.000 che noi abbiamo ereditato nel 2005 attraverso la legge sulla provvidenza di Covid. Il governo regionale di centrodestra ha disatteso, perché c'è stata quella segnalazione che dicevo prima, alla Corte dei Conti, perché la legge della regione Abruzzo, che prevede già nel 2006, che prevedeva un recupero di fondi, 112 milioni di euro, 52 nel privato e 60 nel pubblico, è stato accantonato. Io ho chiesto semplicemente per quale ragione quella legge è stata accantonata. Così come è stata accantonata un'altra legge che prevedeva la riduzione delle tariffe dei conti privati del 10%, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato. Allora, su questo tema, io credo che noi non possiamo scherzare, sia per una questione perché riguarda la salute, e sia perché riguarda l'85% della sanità del bilancio regionale. Allora, non è possibile mettere in discussione quella programmazione e oggi lasciare con le sue interne sentimento di base, con gli listi di attesa di 3 milioni di 3 anni. E sapete qual è il problema? Perché Gianni Chiodi, che si vanta di aver sanato la regione Abruzzo, oggi comunque non viene fuori, non riesce a uscire dal commissariamento? Per un semplice motivo, perché il governo nazionale ha detto, può magari risanare, ma non è vero, non è merito suo, assolutamente no. Quindi c'è una grossa bugia e su questo vede che noi come centro-sinistra dovremmo intervenire in maniera più energica. Vi ricordate l'anno scorso i 40 milioni che aveva restituito ai cittadini abruzzesi? E quest'anno? I 40 milioni di quest'anno perché non li ha restituiti? Perché sono stati scritti in bilancio? Perché Gianni Chiodi qui voleva sì votare a novembre come noi? Perché non voleva che uscisse fuori questa situazione che nel nuovo bilancio i 40 milioni non vengono più restituiti ai cittadini abruzzesi. Questo è il tema, è il problema. E allora io credo che da questo punto di vista è chiaro che noi dobbiamo mettere ordine. Però noi abbiamo evidentemente una situazione che è drammatica. Il governo nazionale non ci toglierà dal commissariamento fino a quando noi non saremo in grado di dare i servizi, perché oggi quello che manca sono i servizi, manca la sanità, manca la possibilità, perché il 57% della popolazione non riesce a pagare più il ticket. E noi dovremmo far fronte a una riduzione di finanziamenti tra il 2015 fino al 2015 di 30 miliardi di euro a livello nazionale. E quindi noi dobbiamo cercare di aumentare la ricerca, e via a concludere perché credo di aver sbravonato. Per quanto riguarda la formazione, dico chiaro che quando parliamo di formazione parliamo di possibilità di lavoro, parliamo di possibilità di mettere in piedi, dico solo questo, che nel documento di programmazione economica e finanziaria, nonostante la crisi drammatica che stiamo attraversando, nel 2012 noi avevamo 48 milioni per la formazione, nel 2013 ne abbiamo solo 3, una riduzione del 97% del finanziamento. Io ringrazio la sensibilità di chi è rimasto ad ascoltarci e ringrazio anche gli amici del PD che hanno organizzato questa bellissima serata di incontro. Mi permetto di lanciare una proposta per incontri importanti e costruttivi che
costruiranno in futuro, che è quello di consentire un rapporto diretto e interlocutorio con i cittadini che hanno, ci hanno dato l'onore di venirci ad ascoltare, attraverso una, attraverso un rapporto di domande, di quesiti, di valutazioni, in maniera che si evitino le passerelle della politica, perché io penso che l'Abruzzo ha avuto già in passato quelli che credevano di essere dei grandi governatori. Prima abbiamo avuto Del Turco, prima ancora Falcone, poi è arrivato Chiodi. La nostra regione, e in questo voi siete e sarete straordinariamente importanti, la nostra regione non ha bisogno di grandi governatori, non ha bisogno del cesarismo, ha bisogno invece di autorevolezza e di responsabilità collettiva, perché la macchina della regione è talmente complessa che non può esserci l'uomo solo al comando, il Gabenzini. E l'italiano, di chi ci ha detto che pensi lì, abbiamo già visto i danni e i risultati. Quindi abituiamoci sin da adesso, con grande umiltà, a dare la parola ai veri protagonisti, che sono i cittadini. Quindi il PD, che è un partito straordinariamente importante, quindi Abruzzo saprà sicuramente organizzare incontri futuri attraverso un rapporto diretto. Rispondo alla domanda andando un'altra volta contro corrente, perché ci è stato chiesto cosa pensate dei servizi che serviranno per la Abruzzo, ma forse non tutti si rendono conto, e se ne rendono conto soltanto i cittadini che hanno le sofferenze e i dolori della vita quotidiana, che qui nella nostra regione non è una questione di servizi, è una questione di diritti. Noi abbiamo la necessità di ricostruire dalle macerie una società di diritti, perché non c'è il diritto alla salute se il povero cittadino dopo 7-8 ore di fila va a prenotarsi per un esame urgente necessario per la tutela, la prevenzione di malattie gravi e gli dicono torna fra un anno. Non c'è un diritto quando il nostro anziano, con le deportazioni che hanno fatto con il piano sociale, non ha più un'assistenza domiciliare integrata adeguata. Non c'è un diritto da parte dei disabili quando la regina regionale, che hanno votato tempo fa titolandola la ditta indipendente, è rimasta soltanto sulla carta, per cui non viene speso e investito un euro sul piano dell'assistenza a coloro che hanno più bisogno. E non c'è diritto da parte delle piccole imprese, degli artigiani, dei commercianti, i quali si trovano di fronte ad una regione in cui se sbagli una regola, se una mattonella è fuori posto perché non è alta 1,70 ma è alta 1,50 ti fanno l'ordinanza di chiusura, e noi viviamo in una regione dove l'irregolarità con la discarica delle beni della Sorvegli, con la discarica delle beni dei prodotti radioattivi che portavano dalla Germania nella fornace italiana a 30 km da Pescara, comune di Tollo, erano una regola accettata e omertosamente mascherata. Allora noi dobbiamo combattere insieme per ricostruire nel nostro Abruzzo la società di diritti, prima ancora che la società dei servizi. E aveva ragione un grande pensatore persino, Norberto Bobbio, quando diceva che la società dei diritti non può essere confinata sui testi dei libri della Costituzione, ma deve essere praticata con il buon esempio dalle istituzioni, e deve essere praticata
sapete, non è demagogia quando noi chiederemo e imporremo, altrimenti faranno almeno di noi, forse non si accorgeranno neppure della nostra assenza, ma noi chiederemo e imporremo che in questa situazione, in questa condizione che vive l'Abruzzo, le istituzioni dovranno dare per primi un buon esempio. La riduzione dell'indennità dei consiglieri regionali, la abolizione dei rimborsi spesi ai gruppi regionali non è un applauso alla demagogia, è la necessità e il dovere in questo momento di dare un buon esempio. Se non si è in grado di dare un buon esempio, allora noi falliremo in partenza. E quindi il 25 maggio potrà essere un giorno di grande conquista. Riconquistiamo la dignità, e per dare dignità ai cittadini abruzzesi bisogna dargli prima ancora il lavoro, perché non è solo una questione di stipendi o di sopravvivenza. Il lavoro è la dignità degli uomini e delle donne. Se noi falliamo sull'emergenza lavoro, abbiamo fallito su tutto il resto. E allora, vedete, a me piace il cuore come abruzzese vedere che nella mia regione negli ultimi 15 anni non c'è stata una politica attiva del lavoro, e che in questi ultimi 5 anni, con la quiescenza del popolo abruzzese quasi anestetizzato, abbiamo assistito ai bandi del lavoro, che erano semplicemente degli spot con foto a colore dell'assessore regionale Galli. Questa è la situazione che si è vissuta in questi 5 anni, dove l'uso di risorse fondamentali che forniva l'Europa servivano come spot elettorali per l'assessore regionale Galli, il quale si vantava di usare l'ordinaria amministrazione. Noi dobbiamo, allora, quello che dicevo all'inizio, dobbiamo comprendere che il 25 maggio ci deve essere rottura. Rottura non solo nei confronti delle persone che ci hanno governato sino adesso, ci deve essere rottura nei confronti del sistema, dei comportamenti, del modo di essere e del modo di comportarsi. E allora, se questo sarà possibile, noi dell'Italia dei Lavori in piccolo faremo la nostra parte, se no possiamo continuare ad essere quello che siamo, dei cittadini, però con dignità e con onore. Grazie. Sollevo un tema che probabilmente potremmo toccare in altri incontri che si faranno di questo livello, anche in altri posti della provincia di Pescara, ma credo di tutta la regione. Io ripartirei da un dato che credo dobbiamo tenere presente tutti quanti, quelli che si occupano perlomeno di politica. Nel 2009 si recarono alle urne il 50% dei abruzzesi. Quel 50% che non venne a votare, gran parte era composto da giovani che si sentivano estranei alla vicenda della regione Abruzzo. Io penso che a loro dobbiamo iniziare a parlare in questa campagna elettorale, sia per scegliere il candidato presidente, sia per quella che sarà la campagna elettorale del presidente che sceglieremo. I giovani dovranno essere un tema centrale nella prossima regione. Non soltanto rispetto al tema dell'occupazione, perché l'occupazione ormai non riguarda più soltanto i giovani. Il tema dell'occupazione è un tema che riguarda il trentenne, che riguarda il cinquantenne cassa integrato, che riguarda ormai tutta la società, riguarda gli esodati che sono vicini alla pensione ma che purtroppo non ce l'hanno ancora. A loro andranno delle risposte che sicuramente gli esodati dovranno trovare risposte a livello centrale e di governo. Ma qui a livello regionale le risposte ai giovani dovranno riguardare sì l'occupazione, ma anche che tipo di idea abbiamo di famiglia, e penso al welfare dei giovani, a che tipo di futuro vogliamo dare ai giovani in questa regione, rispetto alla casa,
rispetto alla facilità di avere un lavoro sia la moglie che il marito e quindi gli asili nido per i bambini, che sono un tema che riguarda le città, il rapporto con le città, il rapporto con tutta la regione, con tutta una categoria di persone che mi sento di rappresentare perché ho rappresentato i Giovani Democratici fino ad Elba, fino a qualche giorno fa, fino al prossimo congresso dei giovani, ma che mi sento di rappresentare come trentenne di questa regione. Penso che voi candidati dovreste porre di più la cerimonia, perché penso che sia cruciale per il futuro di una regione. Puntare sui giovani significa puntare su quella che è la futura classe dirigente di questo paese, a partire dall'università, dalla scuola, dalla formazione, dalla famiglia e tutto quello che vi consiglio. Mi fermo perché altrimenti solo per dare una brevissima risposta che non voglio apparire propagandistica, per dare risposta al discorso dei giovani, e mi riferisco a una proposta che ormai solo quella poco non ci procede, non mi sembra giusta. Quando si parla del reddito minimo garantito, io voglio chiarire questo aspetto, perché questo aspetto, il reddito minimo garantito, che oggi riguarda già un po', come dicevo tu, però riguarda in maniera particolare i giovani proprio per liberarli, non solo al discorso occupazionale, ma anche per dargli una certa libertà. Allora, spesso volentieri, noi abbiamo presentato diverse cose, dal lavoro, abbiamo presentato questo disegno di legge a livello regionale, sta in discussione questo tempo, però a volte spesso volentieri qualcuno ci ha obiettato, vabbè, ma dov'è che andiamo a trovare le risorse, no? Per il reddito minimo garantito? Io spesso vi rispondo, ma perché è la verità, che comunque non è un fatto economico, perché a livello europeo noi siamo l'Italia, il Portogallo e se non sbaglio l'Irlanda, non mi ricordo che è un altro, siamo gli unici tre paesi che non hanno questa possibilità, diciamo quest'ancora di salvezza. Perché gli altri paesi non utilizzano questo strumento? Ma è anche uno strumento economico, perché è chiaro che mettere in tasca un povero Cristo 700, 200 mila euro, 700 euro al mese, significa dare la possibilità comunque di spendere, significa non bloccare il consumo, è un fatto, diciamo, finanziario. Significa, io vedo solo questo dato, io mia moglie sta lì, dice non dire dato, perché io sono ingegnere, sono purtroppo, sono abituato, ma l'Abruzzo riceve dall'addizionale IRPEF 1.600 milioni di euro. Allora, se noi pensiamo che riduciamo i consumi, significa che quelle entrate noi non le avremo, e dalle altre parti comunque questi ragionamenti sono stati fatti, allora il reddito minimo garantito, io non lo posso lasciare in mano al Movimento 5 Stelle che è andato all'ultimo secondo e comunque vanno a battere. È una proposta che noi dobbiamo cavalcare, la dobbiamo fare noi, perché comunque è un modo per dar risposta, ma non per dare le cose, ma per fare in modo che comunque ci sia la libertà di giovani di programmare il loro futuro. Io a questo punto vi ringrazio, mi scuso con voi perché avevamo pensato ad un dibattito diverso e mi scuso anche con quelli che in queste settimane ci hanno dato una mano ad elaborare poi le proposte che noi volevamo confrontare con voi, ma a questo punto l'iniziativa è giunta al termine, quindi mi auguro che nei prossimi giorni ci sarà modo di portare avanti altri temi, come non abbiamo toccato il tema della green economy, dell'efficienza energetica, insomma, dell'università, della scuola, però ci saranno sicuramente altre iniziative e altri momenti. Vi ringrazio, buona serata a tutti.